un'avvertenza per quanto riguarda Google Sites che abbiamo creato nell'ambiente G Suite. Per condividere il link dovete andare in questa icona, copia il link del sito pubblicato, copia link per poterlo condividere. Ora andiamo ad aprire una nuova scheda, incolliamo il link. Vi chiederà con quale account volete collegarvi. Naturalmente l'account è quello di G Suite, che per noi è quello dell'organizzazione, potrebbe essere quello della scuola. Ecco, quindi il nostro sito pubblicato che è stato condiviso. Potreste volere però creare Google Sites al di fuori dell'ambiente G Suite, magari perché nella vostra scuola non è stato attivato G Suite. Potete costruire quindi il sito per la vostra classe andando in questi nelle app di Google. Vedete che io ora sono collegata col mio account normale di Gmail nelle app di Google e cercare Sites. Vi riporta poi al vostro site e con il più potete creare al di fuori dell'ambiente G Suite un sito per le vostre classi.